Sì, però ormai devono essere solamente un ricordo, insomma, un ricordo piacevole, però dobbiamo tenere bene a mente di quello che abbiamo fatto per far sì che questi due risultati fossero positivi e quindi mantenere quella linea lì, però ovviamente non dobbiamo cullarci dal fatto che abbiamo fatto due vittorie di fila, anche perché sono passati già 15 giorni, quindi pensare di essere diventati bravi per aver fatto due vittorie sarebbe deleterio in questo momento. Big match, ci saranno due in realtà, ma adesso chiaramente siete Sì, concentrati su quello di domani. pensiamo ovviamente prima al Fiorenzuola, che è una squadra difficile da affrontare, una squadra molto molto organizzata, sia collettivamente, ma mettendo anche in risalto le qualità dei singoli. Quindi un buon rientro, ecco, insomma, per ripartire in campionato, per cercare ovviamente di dire la nostra e di affermarci contro queste squadre che ad oggi sicuramente come posizione di classifica occupano un posto migliore del nostro. Sono solo 3 punti, quindi in caso di vittoria Sì, noi ovviamente dobbiamo assolutamente cercare la vittoria, cercare innanzitutto la prestazione, la determinazione con questa mentalità e cercando di alzare sempre il livello nostro, di tutto, sia della mentalità, ma sia anche di cercare in tutti i modi di oltrepassare i limiti, ecco. Sicuramente nessuno in particolare, nel senso sono ancora fermi ai box sia Capicchioni che Grumo, poi ci sono degli acciaccati che comunque abbiamo gestito bene in questi giorni, quindi in realtà nessuno tranne Grumo e Capicchioni che sono sicuramente fermi ai box, gli altri ci sono, insomma. Sull'avversario è un avversario difficile, un avversario che arriva come noi da risultati importanti, anche se poi magari l'ultima loro non hanno pareggiato in casa con la San Mauresi, ma in realtà hanno fatto una buona gara, nel senso hanno fatto una buona gara al pari di quando avevano vinto con l'Aglianese, quindi un avversario da prendere con le molle, perché come dicevo prima è un collettivo molto importante, lavorano bene di reparto, lavorano bene di squadra. Il singolo è a disposizione del collettivo e il collettivo fa risaltare il singolo. Secondo me, hanno una sola mentalità e questa sola mentalità la portano avanti sempre, nell'arco dei 90 minuti, insomma. È una squadra che non si fa prendere dalle ansie, è una squadra molto paziente, è una squadra che sa aspettare, che sa velocizzare. Secondo me è una squadra completa. Sono già 2 anni che lavorano con Tabiani e a mio avviso il lavoro si vede. Hanno cambiato poco anche in questa stagione. Il lavoro sta portando i frutti in questo momento. Sì, da agosto, sì, io credo che da agosto ad oggi siamo cresciuti, non mi pongo limiti, nel senso che a mio avviso noi dobbiamo continuare a crescere, dobbiamo farlo il più in fretta possibile perché abbiamo margini ampi ancora e quello che è mancato in questi mesi purtroppo è la continuità di giocare, quindi anche la possibilità di eventualmente di correggere il tiro o virare il tiro su altre situazioni. L'abbiamo fatto nelle ultime settimane e i risultati ci hanno detto che forse siamo sulla strada giusta, però ecco, il campo è sempre quello che ci dice la verità. Io non mi pongo limiti neanche sul lavoro, credo che poi ognuno di noi non se li debba porre, perché se al momento in cui ci poniamo dei limiti vuol dire che pensiamo di essere arrivati. Io in realtà non credo che questa squadra sia arrivata al limite, ma che
abbia veramente ampi margini di miglioramento, soprattutto mentali, poi il fisico e la tattica vanno da sé, insomma. Sì. Ma sì, sicuramente tante voci possono destabilizzare, però noi dobbiamo in tutti i modi cercare di fare quadrato tra di noi, sapere di essere comunque in una piazza importante, sapere che si può essere utili anche giocando poco, però sembrano fasi fatte, ma in realtà è la verità. Se ognuno di noi crede in quello che fa e crede di poter essere utile alla causa, anche dando un piccolo contributo, io credo che questa situazione del mercato che non finisce mai possa essere superato insieme, singolarmente. Se poi ognuno o qualcuno, insomma, possa pensare singolarmente, allora diventa un po' complicato, ma credo per tutti, non solo per me è relativo, io poi devo fare le scelte, però può diventare complicato per un gruppo, può diventare anche complicato per il singolo stesso, insomma, però ecco, cerchiamo di far quadrato tra di noi e pensare gara dopo gara, anche soprattutto perché a volte non hai neanche tempo di pensare a una gara che subito dopo ne hai un'altra, quindi... Stiamo valutando i profili che finora abbiamo cercato, stiamo cercando un portiere che sia comunque all'altezza, insomma, quindi cerchiamo di innanzitutto No, che sia all'altezza, e che si possa giocare il posto, cioè non prendiamo uno così, ma vi anticipo la risposta, cioè nel senso Surdis è voluto andare via, io non volevo che andasse via, lui lo sa perché ci siamo sentiti e abbiamo parlato più volte, però lui aveva, come vi posso dire, voleva giocare a tutti i costi, a prescindere. E quindi era arrivato un momento in cui lui non voleva più stare, nel senso che il percorso di Surdis è stato da agosto alla gara con l'Aglianese, che l'abbiamo fatta il 25 di novembre, ok, credo più o meno. Surdis ha avuto un problema di tesseramento, non per colpa di nessuno ovviamente, quindi sono stati tempi lunghi purtroppo, ha avuto una giornata di squalifica per colpa di nessuno ovviamente, e poi abbiamo fatto un mese di stop. Quando siamo rientrati con l'Aglianese io ho fatto una scelta, e così come ho fatto una scelta con Corticella e Pro Livorno. Lui evidentemente, nonostante noi, io e lui avessimo parlato diverse volte, così come con Fabio Finucci, lui ha creduto opportuno andare via. Lui, mi dispiace davvero, perché lui pretendeva assolutamente di giocare e non di giocarsela, ecco, diciamo così, quindi io non me la sono sentita di promettergli nulla, gli avevo solamente detto che comunque la sua occasione sarebbe arrivata, come capiterà e come arriverà per tutti. Lui non ha voluto accettare questo e a malincuore, tant'è vero che la società gli aveva proposto un rinnovo biennale, un triennale, quindi ecco, quindi più di così noi... Lui assolutamente non accettava questo. Ma io non la vedo così. In tanti anni giocano magari anche non al 100%, perché probabilmente gli allenatori ritengono opportuno che in quel determinato momento, in quella determinata situazione, siano magari importanti per certi motivi, no? E a mio avviso non è la questione di aver fatto giocare Scotti, diciamo, neanche a mezzo servizio, perché poi alla fine ha giocato con un antinfiammatorio, non credo che abbia giocato con qualcosa di più, insomma, come abbiamo fatto tutti nella nostra vita, giocare con un antinfiammatorio. E credo che lui assolutamente voleva sentirsi dire che da domenica a domani lui avrebbe giocato titolare. Io questo
non sono riuscito a dirglielo perché promesse si fanno solo se si possono mantenere, a mio avviso, e quindi io non sono riuscito a fargli questa promessa. Sì, l'ho letto anch'io questo nome, poi sono andato a vedere effettivamente com'era, quindi a questo punto lo visiono dopo che ho letto il nome, insomma, vediamo. Non è detto che arrivi, o vediamo, insomma. Lui? Cioè, nel senso che io noi l'ho visionato, poi ne abbiamo parlato e ho parlato comunque, nel senso che siamo, torniamo a quello di prima, siamo tanti, nel senso che siamo tanti e ci sono delle regole da seguire per tutti, me compreso, nel senso che io devo fare delle scelte e queste scelte devono essere accettate, ecco. Accettate, mi riallaccio al discorso di prima, tutti quelli che sono qui, se vogliono rimanere, devono accettare anche un poco minutaggio o di più, o zero, o dieci, questo non lo so, altrimenti fanno come Surdis, vanno via perché vogliono delle certezze che io non posso dare. No, io, la mia posizione è questa, cioè, già è difficile in generale, no, lavorare, ma non qui, io credo che ogni allenatore abbia le sue difficoltà, che siano tattiche, tecniche, di scelta, e quindi io credo che io seguo questa mia linea, la mia linea è quella di cercare in tutti i modi di mettere la migliore formazione possibile in campo contro questo tipo di avversario contro un altro tipo di avversario, e sperando che avvenga come è avvenuto nelle ultime due partite, quindi sperando di vincere, o credendo di vincere, che è diverso che di sperare. E ovviamente nelle scelte ci sono, c'è chi rimane fuori. Ora, come credo di averlo detto più e più volte, ma l'ho detto anche ai ragazzi, quindi non è che lo dico qui per farlo sapere a loro, quindi chi è arrabbiato, è ok, a me sta bene che sia arrabbiato. Chi è deluso mi interessa poco, chi è, come posso dire, chi non ha voglia a me interessa poco, ecco. Quindi chi è convinto di poter far parte di questo gruppo anche dando il proprio contributo, che poi non lo so effettivamente quale può essere anch'io, no? Quindi ovviamente uno pensa di essere titolare e quindi magari pensa di aver dato più contributo, ma magari uno che ha giocato meno ha dato più contributo di quello che è stato titolare. Ecco, chi è convinto di voler far questo, benissimo, insomma. Chi pretende di giocare a tutti i costi, io queste promesse non le posso fare e mai le farò, insomma. Beh, sì, no, solo ovviamente in caso di partenze. No, nessuno è fuori rosa, assolutamente nessuno. Io ho letto fuori rosa che si allena a parte, in realtà no. No. Ma allora io alleno tutti i giorni tutti. E tutti allo stesso modo, non vedrete mai un ragazzo che si allena a parte, a meno che non è infortunato, quindi voi non avete modo di vedere gli allenamenti, però se volete qui è aperto, quindi potete anche seguirli, nel senso che non sono mai a porte chiuse, no? A volte vorrei farlo, ma non lo faccio quasi mai, e quindi vedrete che io alleno tutti allo stesso modo, io mi rapporto con tutti allo stesso modo, rimprovero tutti allo stesso modo, consiglio tutti allo stesso modo, io sono fatto così, poi io faccio l'allenatore e non sono amico di nessuno, no? E quindi se in questo momento Gigli non è stato tra le mie scelte, non è detto che sia fuori rosa. Fuori rosa è un termine veramente brutto da usare, non mi piace neanche usarlo perché sinceramente non è il caso nostro, insomma.
C'è da... Beh, quello... Te andresti via da un posto dove stai bene? Così, chiedo, così. Appunto, dipende, no? Quello che dicevo prima. Allora, se uno non gioca e vuol giocare a tutti i costi, io non gli posso fare queste promesse. Quindi se un giocatore viene e mi dice guarda, mister, io voglio andare via perché non gioco, io non lo fermo di sicuro. Ok? Però se uno sta bene qui e crede realmente che possa essere utile, io lo alleno. Poi che giochi o meno, a me cambia poco. E allora, se ora torniamo ad agosto, non andiamo più avanti. Io sinceramente devo pensare alla partita di domani e devo pensare a questo campionato, che è un campionato talmente strano che è dura, credo, per tutti, almeno io in questo momento per noi. La posizione di classifica è un po' in ritardo, quindi cerchiamo in tutti i modi di guadagnare il più terreno possibile. Non ci credevo quando me l'avete chiesto qualche settimana fa, se ci credevo ancora, a maggior ragione ci credo ora, insomma. Credo di sì, altrimenti ci avrebbero chiamato, anche perché mi sa che loro partono, no, mi sa, sono convinto che partano oggi per nottare qui, insomma. Sì, io devo aspettare. Ormai siamo abituati, non ci facciamo neanche più caso, quindi aspettiamo. Ah, sì, questa volta sì, questa volta sì, diciamo che sì, devo aspettare solo per le scelte, ecco, non se giocare o meno. Allora, dunque, credo che sì, nel senso che sicuramente abbiamo lavorato questi giorni sia prima delle gare di prima di Natale che in queste due settimane qui abbiamo lavorato su quel modulo e quindi abbiamo cercato in tutti i modi di modificare anche alcune situazioni per quel modulo lì. Buba lo fa bene, deve migliorare tantissimo, perché lo fa bene quando è in possesso palla e magari a mio avviso deve migliorare quando non è in possesso palla, però non è l'unico, perché per quanto riguarda quel ruolo lì, a mio avviso anche Simoncelli lo può far bene e ovviamente poi bisogna sistemare gli under, ma così come tra le punte non c'è un giocatore in particolare che abbia le caratteristiche da trequartista come vero e proprio, come poteva essere il Ricchiuti della situazione, ecco, diciamo così, ma sono tutte punte che possono sostare in quella zona senza dare riferimento, ecco. Quindi a mio avviso, tant'è vero che noi lavoriamo in quel modo lì, nel senso nessuno di chi lavora lì deve stare lì per forza, insomma, ecco. Quindi stiamo lavorando molto su questa rotazione proprio per mettere in condizioni tutti al momento in cui si trovano in quella situazione di farsi trovare o comunque di lavorare in un certo modo.